Si può fare! Abbiamo scoperto ieri sera che si può intervenire subito per sistemare una perdita idrica. È successo in via Cappuccini, dove i problemi che si registravano da giorni hanno generato ieri pomeriggio un visto cedimento del manto stradale, con conseguente necessità di chiusura al transito veicolare del tratto interessato. La novità non di poco conto nella città in cui le transenne diventano elemento di arredo urbano per mesi se non per anni è che l'intervento di manutenzione è stato fatto in urgenza, lavorando anche nelle ore serali e notturne e completato con tanto di posa dell'asfalto già stamattina. Nel pomeriggio la riapertura della strada, anche se si rende necessario intervenire in un altro tratto di via Cappuccini. I lavori di scavo e ripristino sono stati effettuati da una ditta privata con intervento di sommato urgenza disposto dal comune di Sciacca mentre il gestore del servizio idrico ha effettuato la sostituzione del tubo della condotta che aveva generato il problema. Un fatto eccezionale dunque per i saccenzi che hanno visto finora solo in altre realtà italiane seguire lavori pubblici con il carattere dell'urgenza anche in notturna. Intanto giusto ieri il comune di Sciacca ha fatto ricorso all'ennesima diffida verso la gestione commissariale del servizio idrico per intervenire con immediatezza alla riparazione delle tante perdite idriche in città a fronte di una situazione che è stata definita gravissima anche in relazione alla mancata erogazione dell'acqua. A fronte della richiesta di aumento della portata idrica da destinare alla città, ha scritto il sindaco Francesca Valenti, si è invece constatato una modifica in peggio della turnazione idrica che non consente il regolare approvvigionamento delle utenze in varie zone della città, compreso il centro storico che al momento è interessato dalla. Presenza di numerosi visitatori con esercizi commerciali e le stesse attività ricettive, quasi a secco. Per non parlare delle zone limitrofe come San Calogero, dove non si registra erogazione da oltre una settimana. Situazione intollerabile nella misura in cui l'acqua non arriva regolarmente nelle case dei Saccensi, ma si disperde giornalmente a causa delle tante, troppe perdite lungo la condotta cittadina.